L'Abruzzo resta in zona bianca, al momento non esiste il rischio di finire in zona gialla perché i numeri della nostra regione restano stabili e seppur con un aumento di casi così come a livello nazionale, le ospedalizzazioni restano ben al di sotto della media. Dopo i timori emersi nelle ultime ore a sgomberare il campo dagli equivoci e a tranquillizzare gli abruzzesi è proprio l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì. Dobbiamo innanzitutto precisare che noi rimaniamo ancora nella zona definita cosiddetta bianca, quindi si è creato un allarmismo inutile sul cambio della fascia colore dovuto a un'informazione distorta, perché noi andiamo avanti rispettando quelli che sono gli indirizzi e quelli che sono gli indicatori del Ministero della Salute. La regione Abruzzo è sotto la media nazionale riguardo a quegli indicatori. Abbiamo un aumento di contagi, stiamo raggiungendo quasi il 50% in base agli abitanti delle province, però gli indicatori relativi all'occupazione dei posti letto di terapia intensiva e di area medica sono molto di sotto della media nazionale. Questo allarmismo però è importante per far capire come bisogna continuare a portare avanti le norme comportamentali che non sono state assolutamente tolte, e quindi è un invito alla cittadinanza sia a vaccinarsi ma soprattutto anche a rispettare queste regole.